Eccoci, siamo qua con l'amico Paolo Barbacini, grande tenore degli anni 70, un ospite veramente prestigiosissimo che siamo onorati di ospitare. Grazie, grazie, sono molto felice di essere qui da Massimo, che è sempre molto intenso nelle sue, nei suoi approcci. Questo mi fa molto piacere perché è un fine conoscitore del nostro mondo. E sono felice di essere ospite suo. Io ancora di più, perché dal mio punto di vista, mi piace lavorare con persone che stimo molto, e Paolo lo stimo molto, e in genere, se posso esprimermi, stimo molto la categoria dei tenori che si sono dedicati al repertorio rossiniano. Il repertorio rossiniano, che è un repertorio, sì, abbastanza complicato, nel senso che la precisione dell'emissione e il rispetto delle colorature impone uno studio matto e disperato, ecco, meticoloso, certo. Accurato. Sì, questo è un po' ti ringrazio di queste parole che tu dici
il confronto dei cantanti rossiniani. In effetti se lo meritano, fra virgolette, un po'. No, no, nel modo più assoluto. Io qualche volta quando qualcuno aveva dei problemi di vocalità, cantanti, no? E io dicevo andate da un cantante rossiniano, perché molto spesso alcuni cantanti tendono a scurire la voce, sì, ad appesantirla, e invece non va fatto, i cantanti rossiniani e i cantanti in genere leggeri cantano con la loro voce in maniera splendida. Sì, il fatto, tu hai toccato un tasto interessante, il fatto di scurire la voce, sì, trovo che sia un difetto, in quanto devi scurire, adesso uso dei termini che tu mi puoi capire, devi scurire, ma di qua, se tu scurisci con l'appoggio, appoggiando... Ti appoggio una cosa. Ecco, allora la voce la puoi aprire nel senso alleggerire, schiarire o scurire a tuo piacimento, ma lo fai con i muscoli addominali e non certo con la gola. Ecco, questo. Sei molto preciso in questo e molto competente, quindi sono felice di discutere con te di queste cose, perché a volte sai, molte volte si parla di canto e si parlano dei linguaggi magari contrapposti e rischiando di dire le stesse cose a volte, quindi a volte sì. È bene confrontarsi con chi ha una nomenclatura diciamo chiara, ecco, come tu hai, ecco. Noto questo, mi fa molto piacere. Perché diciamo tu sai che mio papà è stato un tenore, un grande tenore. Antonio e, La Loro. Sì, insomma, ha fatto qualcosa. Un grandissimo tenore, e ti ricordo che me ne parlava spesso il mio maestro, e la mia maestra Ferruccio Tagliavini e Pia Tassinari mi parlavano spesso del tenore La Loro, come di bellissimo ragazzo con la voce d'oro che si sposava col cognome. E quello che appunto mio papà ripeteva sempre quando dava lezione era proprio quello di cantare con la propria voce, senza trucchi, senza intervenire, senza spingere mai e senza mai intervenire sul timbro, senza quindi artefare, eccetera, eccetera. Pertanto ritengo che in questo momento, anche dove ci sono dei problemi, secondo me, dal, sì, punto di vista di tecnica vocale, sì, gli unici che sono rimasti proprio in virtù di questo repertorio terribile. Sì, questo repertorio molto complicato, come dicevo prima, perché ti porta a dover fare dei salti senza paracadute, e quando sei in diretta col pubblico è una faccenda seria, una faccenda, sì, seria. Devi sbagliare, per cui abbiamo sentito all'inizio questa bellissima aria, ce la racconti un pochettino? Sì, l'aria di sortita del Conte d'Almaviva, che è un'aria straconosciuta, per cui la si deve affrontare nel rispetto delle tradizioni, magari aggiungendo qualcosa se uno se lo può permettere, come la cadenza alla fine, che ho fatta un po', diciamo, ho chiesto al maestro se me la lasciava fare, me l'ha lasciata fare e ho finito con questa puntatura in alto, che secondo me nella prima area ci può stare, però è soltanto l'inizio del Babel di Siviglia, dopo c'è tanto altro per arrivare poi anche all'aria finale, Cessa di più resistere, che è la somma di tutte le difficoltà vocali rossiniane. Che poi sentiremo più avanti. Noi faremo oggi un'intervista omaggio a Paolo Barbacini. Ti ringrazio molto, sei molto carino. Perché Paolo ha fatto recentemente una bellissima intervista con quelli bravi di Opera Click, sì, Danilo Guaretto, sì, di Opera Click, sì, molto garbato, elegante, molto preciso, competentissimo, e quindi diciamo l'idea è quella di non rifare il doppio, no, perché certo, non ha certo, senso, certo, dove certo. Tu hai raccontato delle cose divertentissime, pertanto invito tutti a vedere questa bella intervista di Paolo, molto molto intensa, molto profonda, e che racconta anche l'uomo, ovviamente, che è riuscito a scavare dentro. Noi cerchiamo invece di fare
oggi qualcosa di più dedicato agli aspetti tecnico-artistici, guardando avanti, poi chiacchiereremo pure Sì, di questo questo futuro certo. spettacolare che stai Sì, facendo. no. Va bene, parliamo Ne dopo, parliamo dai, dopo, ne parliamo dopo. ne Adesso, quindi, cosa ci parliamo dopo. Sentiamo. proponi? Direi di, sempre stiamo nel mondo rossiniano, vorrei far ascoltare quest'aria dalla Pietra del Paragone, sempre del nostro caro amico, Quell'alme pupille, Ave di Perché, Giocondo. ci tieni tanto a Perché è questa? un'opera che ho cantato diverse volte e quell'aria lì è particolarmente Ragazzi, bella, quando tu ecco. dice diverse volte sono numeri a tre No, cifre. no, 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 quello no, no, quello so, per quello quello è è il barbiere, sono numeri a tre cifre. Roba seria. Quindi diverse volte per Paolo Barbacini. Eccoci qua. Allora, dove devo andare? la seconda. Adesso lo leggerai prima o poi. La seconda traccia.
bellissimo, bellissimo. Adesso faremo sentire quel passo, Sì, prendi, c'è c'è un un fiato. fiato lunghissimo lì prima della cadenza. Prendo il fiato, ho fatto la cadenza e riprendo l'aria senza prendere il fiato. E devo dire che ha un effetto espressivo Con interessante, grande dolcezza, con grande oltre dolcezza. che diciamo anche musicalmente è molto efficace. Sì, perché È un pezzo di bravura, è un fra pezzo, virgolette, sì. è un pe no, fra virgolette lo togliamo subito perché è veramente un pezzo di bravura e soprattutto c'è questo andare a cercare il fiato, è molto bello, quello che si sente tanto, per esempio, a proposito di colori della voce, come tu in realtà segui tantissimo la tessitura, ti lasci andare a questa tessitura. E praticamente aderendo in maniera dolce, con arte ovviamente, alla tessitura, la voce prende i colori Prendi della il suo tessitura da colore, sola, prende da sola i suoi colori. hai fatto una bella riflessione, Osservazione, quanto mi sì, dai? tiriamo su 10, ti darei 9,50, 9,50, signori, me lo prendo. sì, prenditelo tutto, No, questo è molto interessante, perché andare contro la tessitura è può andare porta contro, male, andiamo a farli sentire, sì, eh? questa è Andiamo a simpatica questa farli cosa qui, sì. sentire. Allora, traccia abbiamo detto due. Adesso noi andiamo qua, diamo. Complimenti davvero, Grazie. davvero, davvero. Che poi questo è, come avete sentito, una ripresa dal Sì, è vivo, tutto dal dal super vivo, vivo. tutto dal vivo, non c'è niente di. Questo dal vivo, anche con mezzi tutto Sì, sommato, no, con quei soliti mezzi registratori approssimativi, registrativi, non certo chissà che cosa. filtri e quant'altro. E quindi direi 10 lode di Oh, questa. boh, Di uno ti ringrazio. solo. Quindi ripeto, questa è una cosa anche, questa è una cosa importante, questo rispetto della tessitura che io evidenzio nel tuo modo di cantare, perché oltretutto, a parte ovviamente i colori vocali che vengono e sono ovviamente armonici rispetto all'idea musicale, Sì, quindi è importante perché poi certo. dopo dietro c'è l'autore con le sue Eh idee sì, che l'ha fatto chiaro, venire fuori certo. e quindi c'è. Viene fuori proprio l'essenza, mi sembra. L'essenza, ma io credo che molto dipenda da ciò che tu provi quando esegui, tu sia uno strumentista o un cantante, è chiaro che si deve mettere dentro anche quello, non soltanto la tecnica fredda e cruda, ma quello che il tuo animo ti suggerisce di mettere in rapporto a quello che stai dicendo, ovviamente, mentre canti. Allora tutto si sposa automaticamente e si forma Ma per questo l'animo bisogna avere una tecnica che non cantante. È finisce mai, chiaro, perché la sennò tecnica stai è alla sotto, base. Prima
Il mio consiglio è quello a un cantante giovane, prima di mettersi a posto bene la tecnica, con i vocalizzi, con tutto, per cercare di superare tutte le difficoltà. Dopodiché, quando affronta qualsiasi aria, diciamo, impegnativa, ha gli strumenti per poterla superare, se no si arriva sempre a un certo punto che si chiude E ti e saluto ti saluto. Cioè, perché stai in balia. purtroppo e per fortuna, nel senso, questo è un mestiere che o lo fai così o non lo puoi fare. Tra l'altro, sai cosa pensavo ultimamente, osservando come vanno le cose, Paolo? Non so se sei d'accordo, ma adesso si dovrà cantare di più. Cioè, In che c'è senso? stato un momento, no, dove la carriera a un certo punto si è fatta grazie anche alle grandi case discografiche, per cui magari faceva una prestazione importante e tutto il mondo ne parlava, le case discografiche, eccetera. Adesso i colossi sono crollati completamente. Mi sembra che anche alcuni cachet, soprattutto diciamo in basso, in parte di in partenza, sono un pochettino ridimensionati, per cui si è forse ritornati un pochettino come una volta, no? Dove dovevi cantare tanto e le carriere si facevano cantando Cantando tanto. tanto è che cantando tanto hai modo di sperimentarti meglio e più a lungo nelle varie opere, quindi Ma facevi dovevi anche avere la un tecnica successiva, ergonomico, no? sì, e Perché sennò sei una brutta tecnica che spingi. dopo un po' ti fermi, devi stare a riposo Riposo in diversi giorni, branda per diversi giorni, se quindi non la tecnica addirittura ti mesi. consente di poter cantare senza stancarti troppo, ecco, questo qui, comunque senza farti del male, questo Secondo me la tecnica oggi è diventata di nuovo più importante che in sì, passato, secondo me. la Nel tecnica, recente passato tu facevi un exploit, grande voce, tu talentato vocalmente in maniera impressionante, facevi questo exploit, questa cosa girava nei media, girava nei dischi tu facevi sull'onda di è questo, sì. sull'onda di questo. Adesso devi di nuovo devi cantare Cantare, devi tanto, cantare, tanto, sì. tanto, Beh, tanto, tanto. da un certo punto di vista lo trovo bene, speriamo che ritornino i bei tempi. Eh sì, anche perché cantando tanto si imparerà a cantare meglio. Esattamente, e se no uno deve E cantare solo la recita lì, quell'unica recita, magari arriva, canta quella recita, poi sta fermo un mese, poi magari è un esatto, non va disastro, poi se bene. no non si può, Non va così non bene. va bene. Anche appunto il dover cantare tanto impone avere una padronanza tecnica, un fiato favoloso, un'integrità fisica Una differenti. salute, La ecco, dopo salute è che ti fermi, però, certo, quello per cantare che ci stava a va tanta sentire. salute, insomma, Sì, salute, sì. certo, poi ci vuole tanta salute. Che ci andiamo a sentire, Barbacini? Cosa ci Vuoi che ci proponi? ascoltiamo l'aria del Don Ramiro della Mamma Cenerentola? mia, Don Ramiro! Adesso Sì, arriverà. ritrovarla, io Mamma mia! giuro. È Andiamo un'altra. eccola! Eccola, è un. Eccola! Siamo pronti.
Accidenti. La cosa che ne chiacchieravamo prima, dove sono? La cosa di cui ne chiacchieravamo prima con Paolo, che gli facevo le mie osservazioni sul suo canto, sul suo modo di cantare Rossini, mi piace questo suo modo virile, maschio, cioè Sì. non è mai querulo, perché poi si confonde delle volte il fatto di essere eleganti col fatto di essere un po' lagnosetti, Sì, un sì. po' melensi. E invece qui abbiamo dei personaggi maschili. Rossiniani con, sì, Bello, con colma, con colma, bello caparbio, insomma, bello, bello tosto, insomma, sì. che rispecchia poi il tuo background sportivo Sì, anche lui, sì, mio essere da ex calciatore. Ma eri attaccante, quindi era un Sì, ero attaccante un attaccante, sì, un attaccante. sgusciante che Sì, ti sì. eri Facevo uscito, tanti gol, sì. facevi tanti gol. Infatti, Ah, qua è beh. ogni acuto è un gol, Sì, eh. Che perché poi gli miseria. acuti fatti in teatro, dal vero, Davvero, provare dal un'altra vivere, nel senso, storia, non è. un'altra storia. Meno male che qualcosa è rimasto, che sai, io ne ho fatti tantissimi, avendo cantato No, tante arti beh, Cenerentole, tante opere acute, gli acuti sono stati poi sempre. hai cantato poi sempre in teatri Ah prestigiosissimi. sì, ho fatto per fortuna, a Scala ho cantato 10 produzioni, a Bologna, a Roma, tante opere anche qui a Tante Roma, opere a Roma. sì, e qui la Cenerentola ho fatto, il Barbiere. L'Elisir d'amore, un po' ovunque, nel senso che adesso non ricordo esattamente tutti i teatri, ma sempre per Bene. fortuna grandi teatri. Questo mi ha consentito anche di avere delle esperienze tali che mi hanno anche aiutato a migliorarmi sempre, perché cantando sempre con colleghi Questo molto è bravi, un questo altro ti. aspetto importante, Paolo, che secondo me in questo momento, voi non lo sapete, ma ve lo dico io, Paolo è un appassionato di yoga. È un appassionato di yoga, fa la posizione della testa, fa posizioni complicate, infatti è in formissima. Si fa anche i centrifugati, si nutre di verdure, come facciamo anche noi, un pochettino con meno risultati, se posso Perché no? Questi sono dire. risultati. Comunque, quello che volevo dire è che mi sembra che hai centrato un punto importante. Lì c'è una fotina di papà con Sì, Beniamino ho Gigli visto, al Teatro del Carlo. sì. Quando avevi 27 anni, 26 anni e facevi il secondo cast di Gigli, altro che masterclass. Cioè, Punto. c'era una coscienza generale. Quando poi papà incontrò, puoi immaginare, ha incontrato tutti, come ti parlo della mia esperienza che conforta quella, la mia, quella di papà, di esperienza che conforta la tua. C'era una coscienza della voce. Coscienza collettiva, condivisa, per cui esisteva una coscienza condivisa della voce. Oggi, ragazzi, la coscienza della voce bisogna che uno se la ricostruisca, Sì. Sì, giusto, giusto. partendo dal respiro, dallo studio del respiro, dallo studio dello strumento corporeo, dalla fisiologia e tutto il resto. Questo che voglio Sì, dire. è vero, cioè, se un giovane ha il modo di approcciarsi umile verso questa grande arte, secondo me trova la strada, e anche la miglior strada, perché non si impara mai abbastanza. Ricordo quando feci il mio primo Don Pasquale, diciamo, importante, al liceo di Barcellona con mostri sacri come Paolo Montarsolo e Capirai. Sesto Bruscantini. E io ero un ragazzetto proprio, ma ragazzetto, ragazzetto, avevo 26 anni, e Sesto mi diceva: vieni, andiamo a studiare, andiamo a studiare. Io, certo che vengo a studiare, andiamo a Certo. fare i vocalizzi. Cioè, anche Paolo è stato molto, molto carino, è stata una coppia di persone con le quali poi ho cantato nei grandi teatri dopo, quindi mi hanno un po' tenuto a battesimo in un grande teatro, una grande produzione. E posso dire che questo mestiere va affrontato con grande umiltà, perché se lo affronti con Eh no, arroganza io la puoi ti fare. chiudi tutte Ti le chiudi tutte le porte, invece porte, devi certo. cercare di carpire da uno, dall'altro un po'. Devo dire, ho sempre avuto colleghi più
più importanti di me che mi hanno sempre andiamo a studiare, andiamo a studiare. Sesto in primis, con Sesto abbiamo avuto un grande legame. E ci si tramanda il testimone, ecco, cose che io sto facendo un po' con questa iniziativa che e accendiamo, di cui ti parlavo, sì. Parliamo. Sono 6 anni che istituiamo nel teatro, si chiama Teatro Fabrizio De André di Casalgrande, che è una cittadina a 15 km da Reggio Emilia, e tutti gli anni facciamo un concorso a titoli, cioè a ruoli. E, non so, abbiamo fatto la Bohème, abbiamo fatto il Rigoletto, abbiamo fatto il Barbieri, il Don Pasquale. E quest'anno abbiamo fatto l'amico Fritz. Ecco, opera anche quella difficilissima. Però ha avuto un grande successo. E in accordo con il presidente di questa cooperativa del teatro, che è il dottor Bedeschi, un professore universitario molto talentato per il teatro, un grande amante del teatro, e abbiamo messo in piedi questo concorso e scegliamo alla fine i protagonisti di quest'opera, che fanno poi una masterclass col sottoscritto per una decina di giorni, e poi facciamo tutto il percorso che si fa solitamente nei teatri, dalle prove di sala, alle prove di regia, alle italiane, alle assieme, fino cosa a generale, è una recita, perché purtroppo le risorse sono talmente poche che si riesce soltanto a fare una recita. Il teatro gremito in milioni di posti, però la recita è sempre una, perché le risorse mancano. Io mi spendo in tutto questo dando il massimo di me, ovviamente gratuitamente, senza pretendere nulla. La mia soddisfazione è quella di vedere poi questi ragazzi che piano piano si avvicinano e prendono il volo, perché alcuni cantano adesso nei grandi teatri, quindi questa è la grande soddisfazione, riferendomi al passaggio di testimone di cui parlavo prima. E certo. E questa è una come dire, se le istituzioni si accorgessero che operazioni di questo tipo, che costano nulla, perché non c'è nulla, però sono fatte di buona qualità, nel senso che l'orchestra c'è, è un'orchestra di professionisti, il coro c'è, un coro amatoriale ma con un maestro del coro veramente molto bravo, che li prepara a dovere. Abbiamo fatto una Bohème dove nel secondo atto non ha sbagliato nessuno, perfetto. Io non l'ho mai sentito così in teatro. No, ho sentito anche in grandi teatri andare fuori, ci vediamo alla fine, era perfetto. Si vede che è stato studiato, preparato a dovere. Allora, se queste piccole produzioni potessero girare nella miriade di teatrini che esistono, meravigliosi, tutti fatti bomboniere, a costo quasi zero, cioè il pubblico potrebbe usufruirne, le scuole potrebbero andare, cioè è un processo, diciamo, interessante. Parliamo della cultura, ma diamo spazio a queste forme culturali, perché è inutile fare la cultura così. Nelle grandi operazioni, per le grandi operazioni occorrono grandi risorse e non sempre ottengono questi risultati. Ma dicevi giustamente, poi giovani hanno bisogno di confrontarsi, adesso magari anche al debutto si trovano a calcare palcoscenici importanti complicati, non chiudono l'anno successivo, non vanno più, non va in crisi, mettono in discussione tutto quello che hanno studiato, perché è un mestiere difficile. Ma hai fatto anche un lavoro, mi dicevi, mi accennavi, anche di trascrizione, per esempio nel caso l'ho fatto fare. Hai indotto questo lavoro di trascrizione. La Rino Fritz è un'opera meravigliosa, io la ritengo un capolavoro. Mascagni era uno che sapeva scrivere, ovviamente, però con un organico orchestrale molto grande, per cui ho dovuto ridurre, perché la buca del teatro tiene 32-35. Questa 30. È un'indicazione che non male, perché i costi anche orchestrali sono importanti. E anche lavorare cercando magari
che poi si diceva appunto come magari c'è meno pastosità e omogeneità di suono, ma più dinamica. dinamica, Quando si riducono gli strumenti, si possono anche addirittura sentire di più il gioco delle parti, perché Esattamente, un pochettino più scala, diventa anche più divertente più per certi divertente. E in aspetti. questo caso è successo così, perché poi è stato fatto l'indice, ma c'è un documento dal quale ho potuto capire che, guarda, che è stata fatta una cosa ottima, perché l'orchestra, il teatro ha una buca molto sonora, gli archi erano preponderanti, ho ridotto un po' i fiati ed è uscito un supporto, diciamo, per le voci, meravigliosi, i cantanti non forzavano mai, sempre passavano Quindi tu, anche le... maestro Barbacini, anche eccellente musicista, Cioè, e la quindi musica bella, la bella conosco, preparazione, una sì. No, gran bella preparazione. Ricordiamo tuo fratello beh, che è certo, un fantastico il direttore direttore di d'orchestra. casa è mio fratello Maurizio, che è un grande direttore. Per l'opera, io credo oggi ce ne siano pochi al suo livello. Io l'ho visto lavorare con i cantanti. Tutti i cantanti lo adorano, perché anche lui, avendo cantato, essendo gemello di un cantante, sai quante volte abbiamo lavorato E come in no? casa, puoi immaginare, lui è anche un eccellente pianista, ha fatto delle cose strepitose, ogni volta che io ho assistito ai suoi spettacoli, è sempre grandi trionfi, qualcosa c'è, Motivo ci sarà, no? perché il Assolutamente. pubblico poi non ti regala niente, il miglior giudice, È il eh? Il miglior miglior giudice, giudice. quando il pubblico scatta, che urla, uno può parlare finché vuole. Assolutamente. E speriamo, noi qui già lo invitiamo al maestro Maurizio Barbacini se passa da Roma qualche Con volta grande piacere, a magari potrebbe essere una chiacchierare, perché possibilità. ritengo tra l'altro che uno dei problemi, se posso, non è un discorso No. polemico, è un discorso di raccontare come sono andate le cose, che l'opera per certi aspetti poi a un certo punto è diventato, in un certo punto della nostra storia musicale, diventa una sorta di ripiego. E allora non ci si è preparati proprio per l'opera, a partire per l'opera, si è arrivati poi all'opera, che è con una vocazione sinfonica e quindi con delle frustrazioni dentro, quindi non con la voglia di accompagnare il cantante, di avere una relazione col canto. Bravo, Sono bravo. stato cattivo? No, hai detto il giusto. Sono stato No, cattivo? no, non sei stato, sei stato giusto. Poi chi la percepisce in E maniera cattiva, insomma, fa chi nasce proprio come cioè capire che differenza c'è fra gli accordi nella nostra tradizione è contrappunto, sono in realtà le strutture sono sempre legate al polifonismo, per cui vanno interpretate e dirette in questo modo, sono cose assolutamente. complicatine da Eh fare e non si sì. possono improvvisare, No, è una cosa certo. delicata. E quindi ci tengo in maniera particolare perché direttore d'orchestra. Noi speriamo di avere anche dei direttori d'orchestra di valore, sono fondamentali per far ripartire la nostra Assolutamente, cultura. assolutamente. Direttori d'orchestra che conoscano bene le voci e che accompagnino veramente, sappiano, non che costringono il cantante a spolmonarsi, a diventare matto perché l'orchestra è troppo forte, non passo perché i tempi sono troppo accelerati, non c'è il tempo di respirare. È lì la pulsazione che deriva dalla grande esperienza. E questo è la realtà dei fatti. Questa è la realtà L'abbiamo dei fatti. detto, eh? L'abbiamo detto, l'abbiamo detto. Bisogna respirare col cantante, bisogna accompagnare, che non è essere sottomessi al No, cantante, ma è è un capire la voce, avere allora una sì, relazione. sono con te perché sei tu che ci metti la faccia, C'è ovviamente, una linea di e canto, esattamente, c'è una sì. linea di canto Ecco importante. perché le prove di sala sono fondamentali, le famose prove di sala. Dice, ma andiamo subito in orchestra? Sì, andiamo subito in orchestra. Proviamo in sala 10, 15, 20 giorni, se c'è una volta, alla fine imparavi e dopo era l'armonia. E il rapporto tra il cantante e il direttore era perfetto, non c'era bisogno più di cercare altre cose. Quindi, per ritornare al tempo che fu, diciamo, ai tempi d'oro della lirica, bisogna ricominciare un po' con umiltà, da parte di tutti, dico, da Sì. parte di tutti, mettere le bocce a terra, allora ricominciamo piano piano, tu fai questo, ma farlo bene. Allora,
I talenti ci sono ancora. Mamma mia, io Io ho credo. ascoltato delle voci strepitose, ci sono talenti. Questo amico Fritz, abbiamo dato la possibilità a questo giovane baritono di 24 anni cinese. Oh, io mi sono messo nel suo posto e ho detto: se io dovessi imparare un'opera cinese da cantare in cinese, quanto tempo impiegherei? Questo si è imparato l'amico Fritz. Qualche piccola imperfezione, guai se non ci fosse stata. Da un punto di vista della pronuncia, ma la voce, ragazzi, ha fatto un rapino meraviglioso, 24 anni. Così, così Complimenti. come il tenore, un cileno, Un cileno che. molto interessante, sì. È un mezzo soprano, italiana per fortuna, è il soprano. E tu sei stato anche uno scopritore di talenti, una. Sì, ho fatto un po', ho avuto una parentesi che fortunatamente adesso ho messo nella cassetta, perché l'età avanza e anch'io ho diritto di A vivere, vivere, sì, ha perché diritto alla vita. francato prima e poi dopo il talent scout dopo, sai, un momento, adesso anch'io devo vivere. Allora, adesso continuiamo questa carrellata. Cosa Sì, ci vuoi, ma proponi? io vorrei far ascoltare, si può vedere anche il video Sì, come dell'Aureliano no? in Noi Primiera, non abbiamo quello mezzi famoso. potentissimi, ma qualche Se è cosina, dai. possibile, Sì, adesso io qua. la prima aria di Aureliano, e lì fu un'esperienza molto interessante con dei colleghi stupendi. Tolgo qui, rimettiamo religiosamente al suo posto e Aureliano in Palmira, Palmira. quando Eccolo ancora Palmira era qua. Beccate questo, adesso si sta preparando. Tempo che lo legge. Stranissimo. È stranissimo, ci siamo riusciti. E prima ho messo lo Stabat Mater tuo, si Si vedeva? sentiva? Sì. Ecco. Ah, aspetta, questo così, il numero 1, sì. Scena, aspetta, il numero, aspetta, 8. Otto. Adesso la traccia 8.
dovremmo, ecco, traccia 8. Vediamo se è aperto. Ecco. Non si sente niente, come mai? Allora, signori, siamo desolati, faremo meglio la prossima volta. Volevamo sentirci Aureliano che Sì. scendeva in campo, non siamo riusciti a sentircelo. Però mi sembra che a parte questo piccolo incidente tecnico, siamo riusciti comunque a tracciare un ritratto artistico e professionale di Paolo Barbacini piuttosto Sì, mi ha soddisfacente. già fatto ascoltare diverse cose interessanti, sì. E Diciamo che soprattutto. poi, a parte la fare ascoltare, perché poi queste sono anche cose di dominio pubblico, Sì, cioè certo, perché si poi possono trovare, non trovate è ovunque. che noi soltanto suggeriamo all'ascolto. Quello che noi vogliamo, quello che noi volevamo fare e che credo siamo riusciti a fare è parlare di questo artista, ripeto, rossiniano, che è stato uno dei protagonisti della Renaissance rossiniana, perché poi noi italiani ormai sembra che non sappiamo fare più Sì. niente, non Certo, esistiamo più. È vero o no? no, È stata certo. una voce magnifica, direi una voce bellissima, di una voce di lusso per il repertorio rossiniano, perché poi delle volte sono anche delle volte delle voci che siccome devono salire tanto sono magari un po' Un po' sì, magrine. esatto, Un pochettino sì. non generose, non doviziose di colore. Invece qui Paolo ci ha regalato delle interpretazioni con questa voce meravigliosa, una voce veramente molto bella e importante, ripeto, per questo repertorio. Sì. Paolo, noi adesso ci interrompiamo, facciamo un'oretta di pausa e poi faremo una chiacchierata sulla Cenerentola, Sì, va che ti ha bene. visto, protagonista tante Tante volte, volte. certo, con piacere. Quante ne hai fatte di Cenerentole? Diverse, Di diverse, numero? ma saranno centinaio più o meno. Mamma mia, mamma mia. Piace tanto quest'opera, Sì, se ne parla sì, tanto. sì. Ogni volta che si esegue fa un grande successo, quindi. La magia rossiniana, se poi c'è un cast pregevole di qualità, il successo è assicurato. Insomma, abbiamo fatto sentire, abbiamo chiacchierato io come al solito ho sproloquiato un po' di tecnica e tutto il No, resto. però sproloquiato è un termine non esatto, hai parlato in maniera molto professionale di tecnica e questo fa piacere perché non sempre si sente parlare di tecnica con i termini che hai usato tu, che sono assolutamente condivisibili. Grazie Paolo di essere stato qui, è Grazie stato un a vero te. piacere, un vero piacere dal Piacere cuore. mio. E alla Alla prossima, prossima. e in realtà poi a subito, perché tra Sì. poco con altri importanti e simpatici ospiti cerchiamo di dare una mano a questa cultura italiana, che ne abbiamo bisogno tanto, Sì, perché certo. altrimenti poi ce la prendono di mano e noi diventiamo quelli che non sanno fare nulla e poi tutti gli italiani ci Sì, vanno di mezzo. tutti, sì, Tutti, assolutamente. Questa è tutti una cosa quanti. nostra, dovremmo essere gelosissimi Gelosissimi, della nostra assolutamente. tradizione. Guai a chi ce la Assolutamente. tocca, allora, però bisogna darsi da fare, perché sennò possiamo essere veramente a preda di Insomma, altri ti così. faccio un in bocca al lupo enorme per questa tua iniziativa lodevolissima per Vediamo questi se ragazzi. riusciamo ad andare avanti, ecco. L'importante sarebbe Ma andare avanti, perché se. intanto io ti dico questo, nel nostro piccolissimo, nel nostro infinitamente piccolo, qua a Roma, un palcoscenico qui ce l'hai, se vuoi far cantare qualche. Sì, no, ma voglio dire, se si riuscisse a combinare occorrerebbe che le istituzioni si impegnassero anche loro a dare una mano piccola per poter supportare questi spettacoli che sono assolutamente, credetemi, di qualità. Cioè, di qualità. Chi viene ad ascoltare questi teatri dice, ma porco caramba, un teatro piccolo così, cioè, bello, tutto carino, con una bella acustica,
E c'è tutto come in un teatro vero, capisci? Comprese le voci, belle, le voci belle, importanti. Speriamo, auguriamoci. A subito, ciao. Ci siamo divertiti noi, non so voi, ma noi ci siamo divertiti.